quest'estate è stato spesso nostro ospite, lo conosco veramente da molto molto tempo, se non altro anche perché, come dire, è romano ma sta a Padova da tanti anni. Però ecco, per me le sue dichiarazioni sono state una sorta di cluster bomb, perché è un po' come se Pitagora un domani dicesse: no, il mio teorema non funziona più, cioè, quindi non usate il teorema di Pitagora. Perché, e lui per me, siccome è l'uomo dei vaccini, è l'uomo che comunque non è un Novax, ecco perché le sue dichiarazioni hanno fatto questo impatto. Allora, è bello che lui oggi sia qui per spiegare una cosa molto delicata, perché parlavamo prima di fiducia. L'opinione pubblica si fida di quello che dice Crisanti e quindi le sue parole, non essendo noi medici, hanno un peso e hanno un valore. Allora, io ho letto molto attentamente la sua lettera e la mia domanda è esattamente questa, perché forse è lì che nasce l'equivoco. Cioè, noi cittadini diciamo, quando un farmaco o un vaccino finisce in farmacia o nelle nostre case, finisce là e noi ci fidiamo, we trust in questo, perché degli organi, in particolare la Food and Drug Administration negli Stati Uniti, l'EMA, che è l'ente europeo che si occupa della certificazione dei farmaci, e l'AIFA in Italia, hanno messo il loro bollino, cioè, mi dica se sbaglio, hanno verificato che fase 1, fase 2 e fase 3 fossero fatti a norma di legge, cioè le case farmaceutiche fanno la loro ricerca, mandano tutti questi dati all'EMA e all'AIFA, loro mettono il timbro e quindi automaticamente il vaccino va in commercio. Allora le chiedo, cosa che non ho capito, cos'è che non funziona qui? Perché le aziende dicono, anzi anche altri esperti dicono, fase 1 e fase 2 in realtà non sono state saltate, sono state fatte più velocemente perché sono stati investiti molti più soldi in questo e quindi ciò ha agevolato la ricerca. È così? Ma certo, ma io non ho dubbi su questo, guardi. Qui rimaniamo su un equivoco di fondo. Guardi, bisogna capire come avviene il processo di approvazione e come viene la cosiddetta verifica ex post. Allora, guardi, io non metto nessun dubbio la buona fede e la capacità delle persone che valutano il vaccino e che hanno anche valutato il Remdesivir. Guardi, ripartiamo da Remdesivir perché secondo me è un esempio interessante. Guardi, il Remdesivir è stato approvato sulla base di alcune osservazioni fatte sponsorizzate dalla Gilead, che è la ditta che lo produce. Sulla base di questi dati è stato approvato in via provvisoria e con procedura accelerata. Dopodiché la comunità scientifica, e che guardi non ci sta nulla di male, sicuramente è stato approvato sulla base di dati che dimostravano che funzionava, però erano dati parziali. Dopodiché la comunità scientifica ha avuto la possibilità di analizzare quei dati e di verificarne in altri e ha stabilito che non funzionava. Quindi lei dice, dopo che l'EMA e l'AIFA, per capire, dopo che l'EMA e l'AIFA hanno dato il loro sì, io voglio che comunque la comunità scientifica intervenga. No, ma guardi, questa avverrà in ogni caso. E allora dov'è la questione? Cos'è che appunto, non torna ad oggi? Non ci sta nessun problema. Perché la risposta del professore è stata in quella intervista ad oggi, era quella parola, ad oggi. È ad oggi, beh, evidente, ma questa veramente, mi creda, è una tempesta in un bicchiere d'acqua. Io ho detto, lei è stata fatta, lei sorprende oggi il vaccino, io ho detto no, perché non ci stanno i dati. Ma guardi che la mia posizione è condivisa da tutto il mondo scientifico internazionale, probabilmente qui in Italia viviamo in una situazione un po' provinciale, ma sul British Medical Journal oggi ospita, il 14 novembre, ospita un intero numero in cui si discute del problema della trasparenza dei dati e dell'accesso ai dati, ma non solo ai dati aggregati, ma i dati grezzi, proprio per evitare problemi legati alle procedure agevolate. I medici americani e l'associazione degli infermieri americani hanno detto chiaramente che senza i dati non somministreranno il vaccino. Non è che sto da solo, Sì. Come ho detto, guardi, la trasparenza genera un bene preziosissimo. Sicuro. Che è la fiducia. Ecco. A questo volevo arrivare. Lei scrive: la mia dichiarazione, che credo abbia interpretato il sentimento di tanti, è stata ispirata dalla modalità con cui le aziende produttrici hanno comunicato i risultati raggiunti senza accompagnarli ad un'adeguata informazione, almeno per quanto riguarda la fase 3. La trasparenza è la misura del rispetto che si nutre nei confronti degli altri e genera appunto il bene prezioso che è la fiducia. Io credo anche che, questo magari è anche un po' colpa nostra, anche sulla parola trasparenza si è innescato un equivoco, perché dice no, ma lui parla di trasparenza, allora qua c'è qualcosa di non trasparente.
Ma no, la trasparenza è un processo, non è che noi dobbiamo sempre fare pensare che ci sia qualche complotto o qualcosa di sbagliato. La trasparenza è un processo per cui praticamente si mettono a disposizione i dati per poterli giudicare. Basta, cioè non ci sta nessuna ideologia. Guardi questo, guardi, le voglio leggere un pezzo di oggi del 14 novembre del British Medical Journal. L'editore stesso scrive, guardi, il British Medical Journal è uno dei giornali più autorevoli, riviste più autorevoli in questo campo. L'annuncio dei risultati preliminari Pfizer per il suo vaccino Covid-19 da parte della stampa, senza alcun dato di supporto, ha tutte le caratteristiche degli annunci fatti da Gilead per il suo Remdesivir, che purtroppo non è riuscito ad essere all'altezza delle aspettative suscitate e dal clamore delle dichiarazioni. Dobbiamo sperare che il vaccino vada meglio, man mano che emergano altri dati. Di questo abbiamo il protocollo, ma né questo, né nessuno degli attuali esperimenti con il vaccino Covid ci dicono se un vaccino sarà in grado di prevenire le malattie gravi o la morte. I principali vincitori di questa settimana sono i titoli azionari, che vengono scambiati con l'impennata dei Questo sì, mercati azionari. quindi troppi Science annunci. by press release è uno dei tanti difetti nel mondo in cui vengono valutati i nuovi strumenti e trattamenti sviluppati per combattere l'epidemia. Guardi, queste non sono parole mie, ma io le sottoscrivo tutte al 100%. Troppi annunci, questo non vuol dire che il professor Crisanti ha Ma ci detto non vi mancherebbe. vaccinate o non mi Certo. vaccinerò. Così l'abbiamo chiarita oggi. Grazie professore, grazie mille. Arrivederci, In grazie a voi. chiusura voglio ricordare una cosa molto importante.